Ciao, il tempo è sempre adesso. Accettare questo fatto è molto difficile. La gente avrebbe preferito forse dire tra una settimana, altrove, non qui. E questo è il fondamentale messaggio del Vangelo quando Gesù parla: questo è arrivato a voi. Legge un testo di Isaia. La gente è stupita, vuole capire cosa è successo, dove devono andare per vedere. C'è chi vedono per tutte queste meraviglie che sono promesse in questo testo. Ma Gesù dice, e quando fissano, lui dice: no, è adesso venuto. E così subito blocco, subito dubbi. A forse figlio di Giuseppe. Appena hanno guardato lui con tanta ammirazione, tante aspettative, ma apprezzare questo, capire che questo viene adesso, in queste condizioni, sia dolorosi, non dolorosi, ovunque, così difficile, e subito dubbi. Quindi Gesù risponde, provoca e dice: cosa succede quando avete questi tutti dubbi? Non viene a voi la guarigione, non viene a voi questo tutto promesso, perché respingete questo? E così, dopo che dice questa situazione, si ancora rinforza, vogliono buttare lui giù dal precipizio. Quindi il Vangelo invita a noi: rimanete in questo momento. Cercate apprezzare questo momento, non fuggire da questo momento. Grazie.